Niente ragazzi, quindi stavo dicendo, continuo questo percorso nei webinar gratuiti dell'Accademia. Questo, dicevo, è una sorta di omaggio che noi facciamo a chi fino ad oggi ha dato fiducia a scatola chiusa, no? Perché ci sono tra di voi ragazzi che hanno fatto a pagamento addirittura 13 corsi online, quindi dovevamo trovare un modo per, come dire, anche sdebitarci da questo punto di vista, perché avete avuto fiducia in noi nell'investire sull'Accademia. E questo poi ci serve anche a noi per correggere un po' degli esuri, per fare pratica, per abituarci ai corsi online, perché poi da settembre partiremo a pieno ritmo con tutte le settimane, sia con i corsi online che con i webinar, anche con la partecipazione di professionisti, aziende, quindi saranno dei webinar sempre più professionalizzanti, nel senso che oltre a parlare di tecniche di impasto che sicuramente sono utili per poter migliorare il vostro prodotto, ma come diciamo sempre, la differenza in un locale o in un'attività d'impresa non la fa solo il prodotto, ma la fa anche la gestione del complesso che va dal prodotto, dalla scelta dei fornitori, dei collaboratori e di come anche sapessi vendere sul mercato. Quindi l'obiettivo dell'Accademia è quello di dare un supporto a 360 gradi dal punto di vista della formazione che va dagli impasti alla formazione, quindi questo tipo di webinar servono soprattutto a questo. Utilizzate sempre più spesso il gruppo Facebook perché è là che andremo poi a concentrare l'attività di formazione, perché come ho detto più volte i gruppi Facebook e i gruppi WhatsApp a un certo punto si vanno ad esaurire perché poi non tutti sono interessati ad interagire, a rispondere. Gli stessi istruttori non hanno più un gruppo WhatsApp, ma ne hanno 30, quindi è normale che non possono essere attivi tutti i gruppi WhatsApp e quindi non si risponde sempre. Qualcuno lo può pensare come menefreghismo da parte nostra, ma è soltanto l'impossibilità proprio umana di poter rispondere a tutti i gruppi WhatsApp. Quindi abbiamo deciso di creare questo gruppo Facebook proprio per creare un unico canale di informazione gratuita per tutti quelli che fanno i corsi con l'Accademia. Infatti, se vedete nell'ingresso al gruppo vengono chieste domande se avete fatto dei corsi con l'Accademia. Se rispondete di no, non sarete accettati nel gruppo perché deve essere un gruppo esclusivo di chi ha fatto i corsi con l'Accademia. Non è aperto a tutti perché altrimenti diventerebbe la fotocopia dell'ennesimo gruppo Facebook che esiste, dove ormai proprio si scoccia perché si manda buongiorno, buonasera. Quindi quello che vi chiedo nel gruppo Facebook è di evitare il classico saluto o di postare una foto tanto presa. Se postate una foto è perché c'è di sotto una domanda o una spiegazione che si chiede al gruppo e a tutto il resto. Quindi questo è quello che vi chiedo. Io vedo in linea anche Antonio Fiorillo, lo saluto. Vedo anche il nostro Mowgli dall'Australia. E niente ragazzi, vi saluto e quello che vi chiedo sempre, ricordatelo di fare post, storie, di taggare l'Accademia su tutto quello che fate oggi. E poi, se avete visto, abbiamo anche ricevuto i bracciali ufficiali di Pizza Talk. Chi vuole coordinarli direttamente a noi e sono soltanto per i corsisti. Quindi, se ci chiede qualcun altro il bracciale dell'Accademia che non ha fatto corsi, non glielo diamo. Quindi, è come dire, un pezzo riservato ai corsisti. Quindi, chi vuole ci può contattare in privato e vi diamo tutte le informazioni. Costa 50 euro. Quindi, l'informazione intesa per come averla a casa, non quanto costa. Quindi, questo è. Ciao ragazzi, ci vediamo presto. Ciao Armando, ciao Antonio, Ciao ciao Antonio, Angelo, ciao ciao Alessandro. Presidente, ci aggiorniamo giovedì. Un abbraccio. Allora Ale, io direi di partire subito con la pizza in teglia, anche perché Carlo è entrato a breve. Sei riuscito a sbloccare anche il microfono? Se no, se lo sblocco io. Ok. Okay. Mi senti ora? Sì, perfetto. Perfetto. Ho Allora,
parlato due minuti da solo, allora. Ah, perché stavi parlando. Ho dovuto mutare tutti quanti perché si sentivano tutti i microfoni e si stavano accavallando un po'. Allora, visto che Carlo entra tra breve, anche Marco, io direi di partire subito con la pizzentiglia. Perfetto. Ho fatto una fermentazione spontanea che ha 48 ore con pesche e more all'interno di una bottiglia, posso fermentare e ho fatto fare gli sgarri della bottiglia e con esso sono andato a preparare due prefermenti, un polish e una biga. Oggi ho chiuso il tutto a temperatura ambiente, l'hai fatto fermentare, giusto? A temperature molto elevate, a temperature molto molto elevate. Infatti sulle fermentazioni io davvero consiglio di cercare di apprendere il più possibile anche attraverso i corsi che organizzeremo, perché è un argomento molto molto interessante quello delle fermentazioni. Allora, sistemo un attimo il telefono, così vado alla stesura della teglia. Tranquilla, tu lavora, se hai qualche domanda rispondo anch'io, tranquillo. Perfetto. Allora, qui abbiamo l'impasto, 50% biga, solo fermentazione spontanea, senza lievito di birra, chiuso con una farina multicereali. Ok, oggi andrò a lavorare con un forno abbastanza casalingo, che si può comunque trovare in maniera molto classica, nonostante io abbia comunque un forno anche professionale. Ma a volte ti sentiamo un po' a scatti. Si sente bene? Ora sì. Ok. Dicevo, oggi lavorerò con un forno casalingo, anche per poter permettere a tutti quanti di replicare il prodotto che io andrò a fare. Ok? Vado, questa è un contenitore pieno di semola. Metto un po' di semola sopra la pasta. Ribalto, contenitore pulito, faccio vedere anche la pasta. Ok, andiamo a chiudere, cioè a stendere, a fare la struttura e poi a poggiare sulla teglia che ho di là. La riesci a scendere un poco con la telecamera, così vedono tutti. Cerco di spostarmi più che altro. Allora. Perfetto, perfetto, si vede benissimo. Ok. Da qui che c'è tutta semola, io vado a pigiare leggermente proprio. Qui ho la teglia. Prendo la mia pasta, la scrollo. Ragazzi, buongiorno. Buongiorno. Da qui me la vado a sistemare. Vale. Mi sono preparato la prima. Carlo. Questa con polish invece, l'odore è molto alcolico proprio la pasta, la fermentazione. Ok, intanto per tornare questa. Ho messo un po' d'olio sopra. Dovrà cucinare più o meno per
10 minuti, 12 minuti, è a 230 gradi. Tanto sta entrando la temperatura. Il forno è a 230 gradi, sia sopra che sotto, con la resistenza. Ok. A che idratazione l'hai aiuto? 90%. Questo è un 90%. Ora mi preparo un'altra teglia. Vado a allearla. Ragazzi, chi c'ha rumori in casa, disattivate l'audio perché sennò non si sente bene. Si sentono molti rumori di pentole. Oi, Marco. Marco. Marco, buonasera. Ci senti? Ok. Rilasso. Ok, non ci sono domande, Alessandro? No, per il momento no. Tu mi senti? Sì. A parte il rumore di pentole e di cose, non ci sono domande. C'è qualcuno che non ha bloccato l'audio, il microfono. No, ma mi sa che è in cucina di qualche istruttore. Mi sa di Christian, forse, se ho capito bene. Sta ancora a lavoro. È di Carlo Fiamma. Scusate, ragazzi. È sempre Carlo. Ti mando a casa, non vi preoccupate. Armando, chiedono se puoi ripetere la ricetta
dell'acqua fermentata. Allora, le temperature, il fatto della fermentazione spontanea. Allora, noi spesso al mese facciamo delle... Allora, la ricetta precisa della fermentazione spontanea, io per questo vi invito apertamente a fare soprattutto un aggiornamento sulla fermentazione. Oggi io preferisco che ognuno di voi veda il risultato che si può ottenere con una fermentazione spontanea, anche perché all'interno di questo webinar ci sono persone che hanno fatto corsi per la fermentazione spontanea e non sarebbe, diciamo, giusto nei loro confronti, però comunque faremo dei corsi anche sulla fermentazione spontanea nello specifico. Vi posso dire che ho fermentato per 48 ore della frutta e portandomela ad avere una carica molto forte al fine di avere un prodotto che adesso vedremo assieme. Carlo, intanto ti vuoi presentare? Tanto che io finisco qui? Dammi giusto 2 minuti che ho delle viste al forno. Carlo? Ha detto 2 minuti. Con le viste in forno. E Marco? Armando diceva che chiedeva dell'impasto, no? Dell'acqua fermentata, voleva sapere come hai fatto l'impasto. Sì, allora ho fatto una biga al 45% con l'acqua fermentata, dopodiché ho... Temperatura ambiente? Temperatura ambiente, solo con acqua fermentata. Ho fatto la biga e l'ho fatta fermentare per più o meno 8 ore a temperatura ambiente. Ho chiuso l'impasto al 90% di idratazione con 500 grammi di farina multicereali. E dopodiché ho fatto una massa di 2 ore, una massa più o meno di 2 ore. E dopodiché ho fatto i panetti e li ho lasciati lievitare per almeno 4 ore a temperatura ambiente. Temperatura ambiente, quindi parliamo di 28-30 gradi più o meno. Ok. Allora, è arrivato un messaggio sul gruppo WhatsApp. Armando, mi fai entrare cortesemente? Sì, sto facendo entrare tutti. Sul gruppo WhatsApp è arrivato il messaggio. Sì. Non lo scrivo, allora, sta facendo il pezzo. Ok, c'è anche un'altra richiesta di entrata. Sì. Ma mia, raga, fa un caldo. Mi sto a morire. Ok. Ora fa caldo, ragazzi. Immagina questa sera in cucina. Eh? Ora fa caldo, immagina questa sera in cucina. Porca puttana. Sto a fare le saune. Si possono mettere più teglie in forno, certo. Allora, se Carlo vuole entrare, anche Marco, così io tanto mi ci vuole un pochino di tempo per la cottura, loro possono già partire. Che dici, Carlo?
Ragazzi, se avete domande, intanto fatele, che Carlo sta ancora finendo di lavorare. Ok. Quindi tutto chiaro, se non ci sono domande, tutto chiaro sulla ricetta, sulla biga. La farina per la biga è una tipo 1? La farina per la biga, ho utilizzato una Caputo rossa. E anche un'altra domanda prima della farina con la biga. Sì. Ti dice il panetto quanto pesa e quanto grande è la teglia? 600 grammi e la teglia è 30 per, questa è una 25 per 30 se non erro, sì. Ormai io ho la misura standard su questa teglia, perché utilizzo sempre questa per fare... Ragazzi, voi basta calcolare che fate lato per lato diviso 2. Se una teglia 30-40, 3 per 4, 12, diviso 2, 600. Quello che fai se è 50, però basta, il calcolo è quello. Sì. Altre domande, un attimo, vediamo. Allora, tempi di puntate a pretto dopo la chiusura in basso. Li ha detti prima, non so se li hai sentiti. Allora, la mia fermentazione spontanea ha 48 ore di fermentazione, compresi i disgassi. Dopodiché sono andato a fare una biga al 50%, al 45% di idratazione, con tutta farina Caputo rossa. Ho fatto 8 ore di fermentazione della biga solo con acqua fermentata e dopodiché sono andato a chiudere la biga con una farina multicereali. Ho fatto 2 ore di massa a temperatura ambiente sono 30 gradi più o meno. E dopodiché ho fatto lo staglio e l'appretto più o meno di 4 ore a temperatura ambiente. Marco Iuli, ma l'audio non si sente. Quanto 500 di grammi. 500 grammi, ragazzi, 50%. Ho utilizzato una fermentazione spontanea molto spinta, molto molto spinta, molto molto forte. È la stessa che mi era, diciamo, avanzata dalla masterclass di ieri. Questo tipo di fermentazione va bene solo per la pizza in teglia? Anche per la pizza al piatto. Anche per la pizza al piatto. Qui ci faccio anche i panettoni. Ragazzi, poi per la ricetta ci sono anche le registrazioni, nel caso vi perdiate qualche punto. Ci sarà la registrazione. Comunque, ripeto, fermentazione spontanea, che ha 48 ore. Sì, ho utilizzato l'olio nell'impasto, ho messo 40 grammi di olio di semi, sale ho messo 33 grammi. Fa caldo. Sì. Mamma mia, sto sudando. C'ho pure il ventilatore acceso. Sto morendo. Faremo uscire una bella teglia, solo fermentazione spontanea. E vi posso dire che questa, secondo me, è la prima volta. Devo far entrare. Ok. Diciamo che è la prima volta che faccio una fermentazione più spinta del solito. Solitamente cerco di essere abbastanza cauto con la fermentazione perché può sfuggire di mano. Per la gestione poi è complicata, giustamente. Voglio. Stai parlando di una fermentazione fatta a 30 gradi per 2 giorni, una biga 8 ore sempre a 30 gradi. Gestirla è difficile. Mamma mia. Molto, molto pericoloso. Poi in basso inizia ad essere abbastanza tenace, che si strappa.
Che incorpora troppa aria a un certo punto. Ho visto che è entrato anche Giovine. Marco, ci senti? Sì, ha messo solo acqua fermentata e basta, senza lievito. Solo acqua fermentata, senza lievito di birra. Ragazzi, fatta bene, ha una spinta atroce. Metto la fermentazione spontanea è molto pericolosa, non lo so se, com'è? Un attimo te lo leggo io. Se non lo si fa bene possono crescere batteri. Buonasera ragazzi, ciao Marco. Sì, questo è vero. Marco, allora, Marco, buonasera. Buonasera a tutti. Cosa hanno detto sulla fermentazione? Ragazzi. Hanno detto che se non è fatta bene, pericolosa, che possono nascere batteri nocivi. Certo, è vero. È vero. Anche se la fermentazione spontanea, quando la si va a formare, essa inizia a scendere ad un pH comunque di 3.5, molto basso, e non permette, diciamo, di poter proliferare o di vivere a certi batteri. Patogeni. E farci un danno alla nostra salute, tipo uno di questi potrebbe essere tipo il botulino. A un pH così basso non riesce a resistere, non riesce a sopravvivere. È vero, ovviamente. Armando. Sì. Marco? Marco, Carlo, chi è? Vittorio. Ah, c'è Marco. Super Vittorio, grande! Ormai hai fatto la pizza in teglia? Sì. Fermentazione spontanea? Solo fermentazione spontanea. Tre, diciamo. Io stavo lavorando, no, non ditemi niente, ho fatto un po'. Fai finta di lavorare, Marco. No, sto facendo i lavori qua, domenica prossima c'ho l'inaugurazione, sto aprendo un bar per questo, puoi impegnarti. Hai 100 anni in quel. Ragazzi, volete già presentarvi comunque? Sì. Quante persone ci sono in diretta? No, gli scasi vanno fatti. Marco, ti do il primo piano a te? Come vuoi, di cosa dobbiamo parlare? Quante persone ci sono in diretta? 50 persone. 50? Eccoti. Ma noi dopo faremo un corso qui là, con il nostro team qua, Alessandro, sì. Carlo, tu. E certo, Marco. Sì? Non ho capito, Marco. Carlo, ho detto, faremo un corso con il team, io, tu, Alessandro e Armando. Certo che lo facciamo. Io c'ho un problema, c'ho la pizzeria occupata. Hanno lasciato fuori. Quindi sarà un corso completo, perché c'è la pizza contemporanea, che ci sta Carlo, Alessandro. Marco. Che sono maestro ormai sulla pizza canotto. In questo caso facciamo pure un corso del gluten free canotto. Ah, e poi sì, ci sta Vittorio, no? E ci sta pure Vittorio, inseriamo. Ci sta pure Vittorio e completiamo, no? Facciamo un corso completo, l'ho detto, per questo. È una buona idea. Ottimo. Poi faremo pizza in teglia, lievitazione spontanea con Armando. Marco, ma tutto ciò quando lo vuoi fare? Non lo so, dobbiamo organizzare con il presidente, penso. Mo parecchi di settembre. Parecchi di voi penso andranno in ferie. Settembre, facciamolo comunque. All'inizio settembre, organizzeremo all'inizio fine settembre. Settembre. Fine settembre, metà settembre. Ci vediamo in pizzeria da Carlo, così lo sblocchiamo pure.
Sì, quelle... sì, quando partecipanti siete invitati da Carlo, accettate. Paga Carlo che c'hai i soldi. Sì. Facciamo un tour della pizza poi. Arcanio. Dicono da Pizza Doc che da Carlo non esce neanche un crocchetto. Niente. No, c'ho un buon maestro io, Antonio Giaccoli. No. No, raga, veramente dobbiamo organizzare un corso con questo team. Sarà un corso completo, perché più o meno ci sono le basi per fare un po' di tutto. Organizzate. Sì, certo, vabbè, certo. Su questo ci sta ancora il presidente Giaccoli, che è bravo su questo. Dicono che Carlo è tirchio. Antonio Fiorillo. Antonio Fiorillo. Ciao Antonio. Peggio di andare di notte, oh, Antonio Fiorillo, Antonio Giaccoli, mamma mia. E inseriamo anche Antonio Fiorillo nel corso. Mamma mia. Si fa anche un po' di freestyle. Ragazzi, perché non lo conosce, Antonio è un grande. Ha fatto Sanremo, Salerno non ha cacciato neanche. Andò. È un scroccatore. Mamma mia, se Fabio Di Giovanni, sai che è peggio. Pura. Qua ci cambiamo di complimenti. Bello, bello. Ma Armando sta cuocendo la teglia. Sì, sto finendo di cucinare la teglia. Armando, la vogliamo vedere, non fare le finte. Ma stai in pizzeria a casa, Armando? Sta a casa. In pizzeria o a casa? No, sto a casa. Ah, lo stai facendo nel forno di casa allora? Sì, un forno di casa. Abbastanza easy. Temperatura 2,50? 2,30. 2,20, 2,30. Sì. Vabbè. Ragazzi, voi se avete domande fatele. Che nel frattempo che Armando cuoce la teglia, noi vi rispondiamo. Ma se tutti i migliori siete a Napoli, qui a Palermo, come passiamo? Non esiste il migliore, non esiste, esiste il migliore. Ragazzi. Siamo tutti bravi, ognuno al suo modo, no? Ma siamo tutti bravi. Io vi faccio un po' di precotture. Ognuno deve farsi il suo stile di pizza. Se va a finire che facciamo 1000 fotocopie. Bravo. Alessandro mi vuole copiare, però non fa niente. Te lo copio perché sei bravo. Ha detto una cosa Alessandro. Verissima, Alessandro. Verissima. Non ho capito. Hai detto una cosa verissima. Sì, perché considera ogni corso che facciamo 50 persone, poi facciamo la stessa pizza. Non ha neanche senso fare un corso. Presidente, ragazzi. Ma ci ha licenziato subito, ma ci ha licenziato. Assolutamente no. Non ha neanche senso fare un corso e scriversi la ricettina e riprodurla a casa. Quella è una base per partire, per arrivare dove volete poi. Vero. Noi facciamo qualche piccola base, qualche piccolo trucco, poi o trucco è Pulcinello, non ci sta più Vitto. Lo so, però sai com'è, per fare qualcosa tipo Armando ieri ha fatto delle fermentazioni diverse, sono belle. E spesso non si conoscono neanche. Ah sì. Giusto. Sì. Assolutamente giusto. Ormai tutti vedono una biga e fanno tutte bighe. E poi si mangiano pizza e pane. Io ci ho fatto la meglio cosa. Mi sono tolto da tutto questo. Faccio senza salutine e via. Sei un grande. Perché ormai basta che vedono il cornicione, poi... I sapori non gli interessano, perché si mangiano semmai solo pane. Devono fare la foto in pizzeria, devono fare.
Sì. Infatti io dico sempre la pizza ormai si mangia in coppa da lei. Sì. Prima che arriva a tavola, si fa la fotografia il pizzaiolo, arriva a tavola, si fa la fotografia il cliente. Sì. L'altro poi ci manco una venire a fotografia. Come mettiamo il fotografo in pizzeria, facciamo prima. Siamo diventati attori. Ma l'album. Vittorio, ma devi tutto abbronzare, sei a mare, sta. No, sto a casa, mi sono fatta una bella settimana. Beh, bella del team. Ha già fa pure un gluten free agent. Vabbè, però io faccio un lavoro diverso dal vostro, Scherzo, No, vabbè, Alessia, tranquillo. No, faccio un lavoro diverso dal vostro, perché io non sto nelle pizzerie. Io, essendo tecnico dell'azienda Caputo, vado in giro per l'Italia. Quindi è totalmente diverso. Ci sta, ci sta. Ora mi faccio io la cavetta. Esatto. Bravo, hai capito Alessandro. Certo. Calcola che sono pure 27 anni che sto sul banco della pizza. Infatti hai preso un ramo che è veramente difficile. Sì. Però, ecco, su 20 persone forse uno lo sa fare. Sì, questo come è vero, deve, però... Se vogliamo cacciare i biscotti dal forno, cacciamo i biscotti. Vabbè, quella è un'altra cosa. Però io devo tanto all'azienda mia, che mi ha fatto studiare. Mi ha fatto studiare la biochimica frazionata alimentare, che oggi posso parlare del senso agudo. Ale, che stai bevendo? Vodka? No, no, acqua, acqua. Ma a proposito, noi dobbiamo mettere anche Carlo. Carlo. Dimmi. Cioè, non ti sei ancora presentato. Mi avete presentato voi, Carlo. Eccomi qua. Lo conoscono tutti, raga. Ragazzi, buongiorno, sono Carlo comunque. Super Carlo. Sì, Super Carlo. Stavolta era Super Carlo. Lo trovate sulla sita. Volte pulma. Viaggiare con gusto. Ragazzi, oggi il topping della pizza è base teglia e sopra minestrone. Mamma mia. No, troppo leggera, ma che devi fare? No. Dopo tutto il mare. Ma la genovese, no? Polle e patate. Mamma mia. Mamma mia, ragazzi, sto sudando dappertutto. Ragazzi, io vi lascio. Vi auguro. Dopo ti faccio vedere in pizzeria quanti gradi ci sono. Vi auguro a tutti una bellissima, buon pomeriggio. Armando, sempre il top. Grazie sempre. Vittorio, ti voglio bene. Ci vediamo alla prossima. Ciao Vittorio. Ciao Vittorio. E ricordatevi, gluten free a go-go. Ah, yeah, sempre. Ciao Vittorio. Ieri ho fatto un'alimentazione di senza glutine. Vittorio. Ho fatto un'alimentazione interamente di senza glutine. Vedi che ti senti bene. E tu calcola che io ero quello che al ristorante, quando arrivava la comanda, ragazzi c'è un celiaco, ma porca puttana, là che devo mettere il pentolino, là devo mettere tutto a parte, devo mettere a fare il piatto a quello. Oh, finalmente posso dire, beh dai, ci sta, alla fine ci sta. Ci sta, ci sta. Ci sta. Va bene, ragazzi, ci vediamo al prossimo corso. Dai, ciao Vittorio, abbraccio. Poi invitatemi sempre quando sono questi saluti veloci. Mi fa piacere vedere a tutti voi. Dai, Vittorio, è un piacere nostro. Oh, tu lo sai, Armando, il mio sogno è vedere tutti da vicino. Spettacolo. Beh, tanto mo ci sarà. Da settembre ci vediamo. Va bene. Ragazzi, ancora un bacione a tutti. Ciao Antonio Fiorillo. Ciao Vittorio. Ciao Antonio. Ragazzi, le presentazioni le abbiamo finite. Se volete fare qualche domanda mentre Armando finisce di cuocere la teglia. Armando, hai finito di cuocere la teglia? Raga, mi sto mangiando le alici.
Abbiamo quasi fatto. Ora vi faccio vedere. Ho dovuto accendere pure la ventola del forno per accelerare un po'. Mi stavo preparando un po' i pelati. Mi sono preparato la mozzarella, il basilico ce l'ho qua e un po' di alici. Armando, il peso del panetto quando l'hai fatto? Il peso è 600 grammi, sempre. La teglia che misura è? Allora, la teglia è una 30x25, questa è quella standard che io uso sempre per fare la teglia. La piccola romana. Allora usi tu, 30x40? Sì, sì. Vabbè, per il forno di casa, diciamo, la misura del forno da casa. Ormai e l'hai fatta, hai detto 700? 600. Tipo per una 60-40, tu quando la preferisci, la teglia? Un chilo? Un chilo e due? Un chilo e cento pure. Un chilo e cento, un chilo e due, è la misura giusta, standard. Sì, sì, diciamo. Sì, sì, ci sta. Ho utilizzato... Ma questa è la seconda volta che sto usando anche la Vigevano, insieme alla Caputo. Non ero molto propenso nell'utilizzarla, però me l'hanno regalata e la sto usando. Vabbè, ma sono belle farine, la Vigevano, se lavorano bene. Però me l'hanno regalata e quando è gratis pure la freve. Bravo. Capito? Fino a... Quando non si paga è sempre buono. vabbè. Oh. Guarda, ti stiamo mangiando un chilo di alice adesso. Dopo ti mangi tre pezzi di pizza. Poi dopo devi andare a correre e devi andare no. Porco due, dopo devo andare a lavorare. Dopo devo andare a lavorare. Allora, mettete un po' la pizza, dai. Si vede? Sì, sì, si vede. Molto breve la sforniamo. Sta sviluppando bene. Ok. E la condiremo in maniera abbastanza semplice, classica, con dei pelati. Io i pelati, allora, fondamentalmente il pelato va messo prima. Però a me personalmente mi piace un po' il sapore ancora un po' più del pelato. Un po' un mio gusto, anche perché questi... Oddio, questa marca di pelati a me piace perché è molto rustica. Metterò verso la fine questi pelati. Voglio prima farvi vedere anche la struttura della focaccia. Andrò a mettere una mozzarella, fior di latte e dopodiché le alici e il basilico. Armando, l'acqua è fermentata? Quella che chiuso la biga? Sì. No, quella con cui ho chiuso la biga, no. Ok. No, solo l'acqua parte della partenza della biga. Cioè, quindi erano... Non ho 200, capito. Erano 225... No, pensavo per fare la biga. No, no. Quella, allora, quella per fare la biga, visto che era al 45%, ho fatto 225 ml d'acqua su 500 di farina. E quella era tutta acqua fermentata. Mamma mia. Gli vuoi dare qualche consiglio sulla gestione? Lo sai cos'è? Che io in questo gruppo c'è anche chi si è fatto il corso appunto sulle fermentazioni. Giustamente. Se io mi metto a dire fatto delle fermentazioni, capito? Non sarebbe... No, 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 la gestione è una volta fatto panetti e tutto. Questo ah, del panetti? No, tutto il processo. Giustamente, chi ha fatto il corso ha pagato. Solo, è anche per sì, no, certo. Cerco, cioè, perché sennò poi giustamente uno dice... Sì, sì, sì. Intendevo sulla gestione una volta fatti i panetti, come comportarsi, quando andare in frigo, quando uscire, mantenimento. Allora, io ripeto, ho fatto una gestione abbastanza veloce, vi ripeto che avevo una fermentazione, io devo andare, che qui è mezzanotte e domani lavoro a presto. Un abbraccio, ciao Armando, ciao a tutti. Ciao Giuseppe. Allora ragazzi, prima che uscite... Vi chiedo di fare delle foto, degli screenshot, ok, pubblicarle su Instagram e di taggarci tutti e quattro. Di taggarci tutti e quattro, l'Accademia, taggate anche Vittorio,
che Vittorio è una persona speciale. In queste lì ci sono. Ma sono di Cetara? No, non so di Cetara. Allora non so. Allora non so pure. Carlo. Che hai detto, Marco? E Alice gliele hai mandate tu al mondo? Sì, sì. Fatto... per forse prioritario. Raga, Armando, scusatemi, io vi devo lasciare che sto lavorando, ma Marco, ce l'hai qualche cosa che puoi farci vedere, qualche cosa? Guarda là, vedi qua, è questo lì, guarda, vedi. Apertura, ti volevo solo dire che poi a settembre, quando facciamo il corso, vuoi contare su di me, vi do una mano senza problemi. Dai Marco, mi fa piacere. Solo questa settimana sto un po' incasinato, devo completarsi i lavori per aprire. Dai, va bene Marco. Okay. Aggiorniamoci, parla pure con Antonio, quando volete organizzare fatemi sapere, io sono disponibile. Va bene, saluto a tutti ragazzi, un bacio. Ciao Marco, un abbraccio. Ciao Marco. Grazie, ciao Dario. Ma lui c'è un po'? Vabbè, avanti. Ok ragazzi, la teglia è quasi terminata, l'ho tolta dalla teglia sotto, la sto mettendo ad asciugare sulla griglia sempre in forno, ultimandola di cottura e poi gli vado a dare il condimento finale. Dopodiché facciamo il taglio e ci siamo. Quindi Marco comunque aveva da fare. Carlo! Mi senti, Carlo? Il sistema dei panetti nel frigo, Carlo. Non ti sento. Facci vedere questi panetti. Ah, li vuoi vedere? Facci vedere questi panetti, facci vedere questi mega bombe. Oh. Sono andate bene? Guarda che belli. Con le cassette viola. Anna, è la prima volta. È la prima volta che vedo le cassette viola. Hai visto? C'è sempre la prima volta nella vita. Che spettacolo. Lo tutto è sempre la prima volta. Che spettacolo. Scuola Bonetta, eh? Ah? Ho detto Carlo Fiamme, Scuola Bonetta. Scuola Bonetta. Posto, ci siamo quasi qualche minuto. Quante pizze fai mediamente, Marco? Carlo, scusami. Io? Sì. Giornaliere siamo sui 2,40, 2,50. Fine settimana. Buono. 400, 4,50. Buono. Pronti per andare in guerra? Dove tiene la pizzeria, Carlo? Pronti qua.
Non ho capito. Dove tieni la pizzeria, Carlo? A Cetara. Cetara? Sì, sì. Ma agosto si è aperto tutto il mese? Per forza, chi mi muove? Dopo 3 mesi chiuso in casa, ora sto facendo 3 mesi chiuso in pizzeria. Eh sì, perché in Campania, sì, perché in Campania neanche l'asporto si faceva. No, no, no. Noi abbiamo riaperto il 21 maggio. Cosa strana, perché in Lombardia invece l'asporto si faceva, Sì, sì. No, noi qua abbiamo iniziato a lavorare il 21 maggio. Non lo so, da tutto. Perché non si vede più il video? Ma tu stai sempre a Ibiza, no? Non ho capito. Tu mica stai a Ibiza. No, no, Milano, Milano. Ah, Milano. Noi ci siamo conosciuti al Corso di Bonetta l'anno scorso. Al Corso di Bonetta, sì, sì, mi ricordo di te. Però adesso scendo, vado in vacanza, io sono sempre pure di Salerno, io sono di Campania. Ah, sì, Campania. Quindi se sei aperto è facile che venga da... Sono sempre aperto, mattina e sera. Allora è facile che venga a trovare. Sì, sì, questi altri 2 mesi siamo qua. Non mi faccio, vado a vedere una location invernale. Vediamo un po'. Vabbè, però l'importante è che ora si è iniziato a lavorare. No, ma noi fortunatamente dal 21 che abbiamo riaperto... Abbiamo mantenuto bei numeri giornalieri. Beh, questo è importante. Noi abbiamo perso un'ora di lavoro, abbiamo perso fondamentalmente. Dalle 7 alle 8. Questa no, è l'ora qua, che abbiamo perso noi. Qua no, qua invece in Lombardia c'è stato, ci sta, non è che c'è stato, ci sta un po' di... No, noi abbiamo perso un'ora di lavoro con i stranieri. Che stranieri non ce ne sono proprio. Pochi adesso, quasi niente, no? Pochi, quasi niente. L'anno scorso, avendo l'inizio dell'attività, quindi noi non sapevamo quello che andavamo a fare e lavoravamo dalle 7 alle 8, 8 e mezzi che stranieri, quelli che comunque fondamentalmente ti alzano lo scontrino. Oh, qua invece ci sta proprio un calma, soprattutto a mezzogiorno per il pranzo di lavoro. No, noi comunque a mezzogiorno portiamo una media 30, 40, a volte pure 50 pizze giornaliere. Però tutte sedute a tavola, Sì, 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 sì. Non facciamo asporto, oppure facendo asporto, ma la gente la prende. No, no, sì, mezzogiorno parlo proprio qua, in Brianza praticamente. C'è stato un calo proprio per quanto riguarda i pranzi di lavoro, perché comunque l'azienda... Vabbè, giustamente. Tutto quanto a singhiozzi. Sì, sì, vabbè. In cassa, quindi... Molti di loro non arrivano a fine mese. No. Qualcuno ha proprio rifiutato proprio di aprire come... Vabbè, ma è normale, in costiera il 90% delle strutture alberghiere stanno chiuse. Vedi. O San Pietro Appositano è chiuso, Caruso a Ravello è chiuso, o Sirenusa Amalfi è chiuso, il convento è chiuso, tutti chiusi. Le strutture più forti che stanno in costiera. Quello più grande sono, più ci sono problemi. Perciò, sì, e comunque considera che loro di personale hanno 70, esatto, 80, 90 esatto. Persone di personale. Esatto, è uguale pure qua. Come li mantieni? È uguale. Noi fortunatamente rispetto all'anno scorso, anzi abbiamo dovuto prendere altro personale. L'anno scorso in pizzeria eravamo 3, quest'anno siamo in 4. È buono. 2 persone in cucina, 2 persone a lavaggio, 5 camerieri fuori. Quindi quest'anno fortunatamente abbiamo preso... qualcuno in più. Chi è? iPhone, chi è iPhone? Scusate, ma la curiosità adesso a settembre riprenderanno i corsi sempre online oppure andranno i corsi come al solito? Chi c'è qua? Ragazzi, è entrato anche Vincenzo. È entrato anche Vincenzo Potia. Vince! Non si vede più. Alessandro, non si vede più. Ah, perché forse la connessione
la connessione non gli andava. No, mi sa che ha risposto a qualche chiamata, Armando, perciò. Ah, sì, è vero, è vero, è vero. Qualche chiamata che gli ha interrotto direttamente, sì. Armando, ma non ti vediamo. Ah, ecco qua, sì, sì. Allora. Noi ci siamo qua, quasi qui. Ok. Buongiorno. Oddio, buonasera. Ciao Vince. Mi sa che c'è il microfono spento. C'è l'audio spento. Fammi vedere. Adesso ora ci sentiamo. Ciao ragazzi, ma non vi vedo. Vincenzo. Oddio, buonasera. Ti vediamo, Vincenzo. Ah, io non vedo nessuno. Ecco, adesso sì. Vincenzo! Oh, Armando, caro! Come stai? Bene, ora ti vedo. Super Vincenzo. Chi c'è con noi, ragazzi? Sta un bel po' di gente. Sì? Sta un bel po' di gente. Alessandro! Vince, come stai? Ciao, bello mio. Sempre un piacere vederti. Bene. Però ho riposato un'ora, ora devo iniziare a lavorare. Ti martella sempre, sempre quei ritmi. Vabbè, ma arrivano anche i ragazzi e mi aiutano. Tutto a posto? Sì, tutto bene, tutto bene. Sì, tutto a posto, oddio. Ciao, Vincenzo. Della... Stefano, come sta? Stefano, l'ho sentito, ho detto tutto a posto, campagna, mare. Salutamelo, eh. Vai, vai, grazie. Va bene, vediamo chi c'è altro, così salutiamo. Ma Antonio Fiorillo non c'è? È andato via. È andato via. Ah, è andato via. Marco? Pure Marco. E dove sono andati? Pigliarla in culo. Arma, ma la dieta? È difficile. Quello è un tasto dolente. Se ne smettete così, webinar. Quello è un tasto dolente. La dieta la fa a settembre, quando iniziano i corsi in sede, per farci vedere bello magro magro. Vabbè. Porca puttana, ora. Ma il bello è che fa caldo, non riesco, cioè se vai a correre ti muori, ti riporta un secchio per il sudore. Sì? Mamma mia. Oh, quasi muore, quasi c'è accesso il ventilatore un po'. Fammi prendere il forno, sì. Ma la colmi, si va alle 7 di mattina. Alle 7 di mattina io sto in un altro posto. Un altro posto. A Gremma stai. Bravo. 40 gradi per me. ragazzi. Porca troia, 40 gradi, stai a fare la sauna. Che bella imbassatrice, fotia. L'imbassatrice personalizzata. Oh, l'ho verniciata io, nera. Ti piace? Che imbassatrice hai? È impastatrice. Ti faccio vedere. Ce n'ho 5. 5? Sì. Questa è la variatore, 8 kg. Ce n'ho una nera e una bianca. Questa è la 80 kg. Tutto Meccano Sud. Tutto Meccano Sud. Sì, sempre Meccano Sud. Uè, fotia! Uè, amico mio! Ti piace? A posto, bello mio Marco, come stai?
male, stanco. Ce ne sono altre due qua. Guarda, tu mi pare meccolo su, guarda, dice. Due. Raffaele, non intendo. E ne ho altre due, l'ho prestate ai ragazzi che hanno avuto dei problemi e l'ho dovuto dare a loro. Macro Sud a meno in basta 10 di 1. È possibile, è possibile. Assolutamente è possibile. Poi vado a accendere la candela, così prego per tutti noi. Armando, ma a che ora finisce sto web? È finito. Ah, è finito? Siamo alla fine, adesso sforno la pizza, la condisco e vado al morso. E se la mangio come ieri, se la mangio come l'altro webinar. Vabbè, immagino. Mamma mia, sto sudando un casino. Sta sudando, ma ti mangi 4-5 pizze di pass. Poi dobbiamo dire al presidente di cambiarti la giacca. Che le sa così non so. Ce la devi prendere XXL, ragazzi, non mi preoccupo, questa è S, perciò non ci va. Ragazzi, io vi devo salutare. Ragazzi, vi saluto. Fatti vedere, dove cazzo stai, oh? In quale parte del mondo sei? Eccolo qua. Fodi. Oh, Carlo. Come stai, bello? Tutto abbronzato. Guarda come sono nero. Guarda là, guarda come sono bianco. Mica. Sto a dire, mi sono fatto pure la ciotetta oggi al petto. Ma te l'ha detto, fatto? No, ho fatto i muscoli, vedi? Ah, i muscoli. Fatta la ceretta, fatta la ceretta. Ceretta al petto oggi. E alle braccia. Alle braccia sempre, ragazzi. La gente ci deve vedere. La polizia. Polizia alle braccia. Bravo, Carlo. No, no, ma poi sai che dà fastidio quando in estate specialmente, quando si attacca la farina, so guai. Mamma mia. Quando la tiri, muori. È meglio fare anche questo, allora. Ragazzi, io mi saluto, devo andare a vedere un locale. Me l'ha accolto. Dove vai, Carlo? Vado a vedere un locale, vi saluto. Ciao, Carlo. Ciao, ci vediamo Carlo, alla prossima. Salutami tutti i soldi che c'hai. Ciao, ciao Carlo. Carlo, te li dividiamo. Oh, Carlo, Perezza, vieni? No, sì, sì. Ok, ci vediamo là allora. Sto formando un ragazzo al forno per venire a Firenze. Cosa? Sto mettendo un ragazzo al forno che non ha mai fatto le vizze perché deve venire a Venezia. A Venezia. Ah. Vabbè, io arrivo martedì e venerdì vengo via. Ah, sì? Io mi organizzo con Antonio. Sì, ho fatto il biglietto già 4 giorni, perché poi lunedì ho il corso e il 13 ho il matrimonio. Sì, mo mi organizzo con Antonio con le date, mo vediamo un po'. Va bene. Ragazzi, vi lascio un buon corso, ci vediamo alla prossima. Ciao Carlo, ci vediamo in pizzeria noi, Ti aspetto, magari, quando vuoi. Ciao Carlo. Ciao Alba, poi ci sentiamo. Dai. Ciao ragazzi, il pieno lo vi saluta. Ciao Carlo. Ciao Gornu. Ciao. Vi saluto anch'io ragazzi. Un saluto a tutti. Ciao Dio. Ciao. Ciao ragazzi, un abbraccio. Ciao. Ok ragazzi, ci siamo. Ormai ci siamo. Allora, la pizza sta finendo di asciugare in forno. Ho fatto più precotture, ho fatto 3 pizze fondamentalmente. Armando, vai piano, 3 pizze la sai. Sto sudando una cifra. Mamma mia. Sto sudando una cifra. Allora, mi vado a condire le mie basi, così le vado a tagliare.
Ah, cerco di inclinare un po' il telefono, così si vede. Io qui mi sono portato già un pochino avanti. Ok, qui ho già la mia teglia che ho tagliato. Adesso sto condendo un pezzo. Ok. Dal basso non riesco ad abbassare di più, forse sì. Ok. Vado a condirmela un po'. Un po' di basilico. Se volete potete fare le foto anche ora, perché penso che comunque si vede anche il pezzo di pizza. Ok. Pasquale è il mio fotografo personale. Si vedeva meglio dietro, infatti. L'hai sposto davanti inutilmente. Okay. Scusa, scusa. Perfetto, il nostro pezzo ce l'abbiamo. Ok, per mettere dentro. Ok. Alessandro, ci sei? Sì, sì, sì. Sono qui. Ci sono domande? No, troppo no. Ok. Quanto siamo? Quante persone sono rimaste? Allora, partecipanti 31. Ragazzi. Allora, vado al taglio. Le posiziono già qua. Si vede? Sì, si vede, bella, bella. Questa abbiamo solo fermentazione spontanea di pesche e di more. Chiusa con una farina multicereali. E abbiamo spinto maggiormente per quanto riguardava quello che è l'acqua fermentata. Il sapore, sa di more, che con il multicereale prende un sentore molto forte, prende un sentore davvero molto forte, veramente buono, con la multicereale e frutti di bosco sarebbe ancora meglio. Devo provare con i frutti di bosco. Io prendo un altro pezzo. Questa è quella con la biga. Questa è quella con la biga. Il crunch c'è. No, ho fatto... Il fatto della multicereale, davvero, è la prima volta che la testavo con le more, è veramente buona. È veramente buona.
Vai, vai, domani chiamiamo Antonio Giacoli per farci dare un XL, vai. Niente Giacchi, solo canottiere. Ma poi non so succede. No, metti un po' di profilo e vediamo. Dopo, dopo. O semmai lo facciamo a settembre sta prova. A settembre non vale. Ce la facciamo a settembre sta prova. Ok. Questo non me lo mangio tutto. Anche se Pasquale vorrebbe. Come no? Hai fatto un topping leggero oggi e poi andrà a mangiare tutto. Figurati. Alici, pomodori pelati. Aspetta che mo inclino la videocamera. Ok. Ragazzi, ci sono pure col tempo, dai. 3:32, morso finale. Ok. Anche se questa non me la riesco a finire tutta. Non ce la faccio a finirla tutta. Tieni ragione, perché stasera dimmi sa che ti aspetta il risotto, poi. Stasera? Ti aspetta il risotto? Ogni sera vedo una foto di un risotto. No, quello è il risotto perché me l'ha dato l'azienda. Io vado al morso. Io ce l'ho, anche se più sottile, la struttura c'è sempre. Ok? E adesso il momento più dolente. L'Alice non la mangiavo da un casino. A me una delle cose che mi piace di più è il pelato quando è rustico, perché si sente molto bene il sapore. A me piace, essendo che comunque anche da piccolo mi mangiavo la salsa cruda direttamente. Poi ti fa un bel contrasto con i cereali. È buono sentire che le more, il multicereali e l'alice, se la prendete di cetara, ancora meglio. Sicuramente ancora meglio. Sono, mi muoio di caldo. E questo è perché non ce la faccio a finirla. Se ne fai un altro pezzo, ti mangi pure quello.
Ma quando lo vogliamo fare il prossimo webinar? Dimmi tu, Ale. Non ci organizziamo, dai, facciamo un po', parliamo un po' della napoletana. Faccio qualche impasto io. Se lo riusciamo a organizzare di lunedì, che io sto chiuso, vado in pizzeria, cerco di far vedere un paio di impasti. Ci vedete un po' come gestire prefermenti con frigoriferi a 10 gradi, 11 gradi. Perché a farli con le temperature e con le attrezzature è difficile, ma farli con temperature elevate, con gestioni elevate, con prendere una lunga chef life, sì, non è semplice. Quello che un po' abbiamo tutti i problemi in pizzeria, soprattutto in estate. Wow. Lunedì, perfetto. Ragazzi, ci dobbiamo organizzare. Assolutamente. Tanto poi li avviseremo. Ragazzi, vi piace come idea a voi? Certamente, un'ottima idea. Avevo finito di mangiare. Vai! Vai con la divisa XXL, vai! E tu eri quello che stai mettendo massa, vai, vai! Sono sulla strada giusta. Ti vogliamo dare anche qualche indizio sul corso che faremo io e Guido? Mm-hmm. Di quello che parleremo, non che non sarà il solito corso. Preparatevi perché a settembre uscirà fuori una bomba. Ragazzi, stiamo preparando un corso fantastico. Un corso a settembre che farà paura. Che non si parlerà delle solite cose. Come argomenti avremo la Wild Water East, una napoletana con un prefermento che non tutti utilizzano e una gestione diversa. E sarà tanta roba. Faremo anche il padellino. Vai che dopo ci vuole la birra, mo, dopo tutta questa pizza. Anzi, vino tavernello, il tavernello rosso che c'è in frigo. Vai, no. Vai. No. Ragazzi, avete qualche altra domanda? E mentre Armando digerisce vi rispondiamo. Allora, ragazzi, io direi che se non ci sono domande, sono almeno 20. Spero che il webinar vi sia piaciuto, come tutte comunque le altre volte. Abbiamo trattato un argomento molto più spinto, molto più, diciamo, a livello hard, a livello difficile. Una fermentazione molto più spinta. E io direi che se per voi va bene, ci vediamo al prossimo appuntamento. Molto probabilmente la settimana prossima ci sarà qualche altro webinar. E non, sì, finite, mai, non finite mai di seguire l'Accademia Pizza Doc. Ragazzi, grazie. Io voglio salutare Alessandro, che è un compagno top, è un professionista forte, che ci sa fare e di cui veramente tanto rispetto. Per chi non mi conosce, io online ne ho fatti pochi, io sono sempre in sede, perché online ho avuto difficoltà con il lavoro, sono in galera nel mio locale, però ora mi sono liberato un po', quindi ne farò molti di più. Andatelo a seguire Alessandro anche su Instagram, Alessandro Della Monica. La pagina si chiama Che Kudos. Dove c'è la pizzeria? Alessandro, tu invece dove ce l'hai la pizzeria?
Io a Cavalli di Reni. Ah, allora siamo vicini. Tu a Senia Trova. Tu dove ce l'hai? No, io sono di Toledo e Greco, in realtà. Ah, ok. Quando vuoi ti aspetto. Tranne lunedì non mi trovi neanche se mi paghi 1.000 euro. Al minuto. Come si chiama la pizzeria a Cava? Che Kudos si chiama? Cercala su Instagram. K-E-K-U. Che va Kudos. Bene. Va bene. Ragazzi, io vi saluto e ci vediamo al prossimo webinar e nel gruppo Facebook. Un applauso. Bravo, Armando. Come sempre hai fatto un bel prodotto. Grazie, Alessandro. Un abbraccio a Pasquale. Ciao, che è Armando. Con me. Pasquale oramai è alla mia spalla. E a tutti gli altri, a Danilo. Vai, ciao Armando. E ragazzi, fate i test, fate le foto, gli screenshot, taggateci su Instagram. Dovete divulgare questo nuovo metodo, diciamo, di insegnamento e di poter acquisire anche delle conoscenze, che è quello del mondo online. Ragazzi, un abbraccio a tutti quanti e ci aggiorniamo. Va bene? Ciao ragazzi, un bacio. Ciao. Ciao. Sentiamo te. Ciao. Ci aggiorniamo. Ciao a tutti. Ciao.